Aspettavamo lei. Buonasera a tutti, sono le ore 20:45, facciamo il primo appello nominale per la verifica del numero legale. Prego, segretario. Silenzio durante l'appello. Buonasera. Trezzi, Belletti, Ronchi, presente. Tarantola, Salmi, Seghizzi, Martino, Parafioriti, Magnani, Facchini, Lecca, Valent, Marsiglia, Zonca, Cesarano, Visentin, Riccardi, Scalzotto, Scaffidi, Berlino, Di Lauro, Ghilardi, Mandelli, Comite, Amariti. Sono presenti due consiglieri, non essendo stato raggiunto il numero legale, aggiorniamo i lavori del Consiglio ore 21 per il secondo appello nominale per la verifica del numero legale.
Posto, facciamo l'appello. Sono le ore 21, facciamo il secondo appello nominale per la verifica del numero legale. Prego, segretario. Buonasera. Trezzi, Belletti, Ronchi. Presente. Tarantola, Salmi, Seghizzi, Martino, Parefioriti, Magnani, Facchini, Lecca, Valent, Marsiglia, Zonca, Cesarano, Visentin, Riccardi, Scalzotto, Scaffidi, Berlino, Di Lauro, Ghilardi, Mandelli, Comite, Amariti. Sono presenti sei consiglieri, non è stato raggiunto il numero legale, aggiorniamo i lavori del Consiglio a venerdì alle ore 21. Sapete che quando non è raggiunto il numero legale solo il Presidente può fare comunicazioni, comunque si è prenotato il consigliere Di Lauro, prego consigliere, se ha comunicazione da fare. Sì, grazie Presidente. Intanto la ringrazio che mi dà la possibilità di poter parlare anche se il regolamento non lo permette. Solo per esprimere il rammarico che c'è di fronte a una cosa del genere. Voglio solo aggiungere che più si va avanti su questa strada, più poi c'è da tenere presente che le responsabilità aumentano. In primis il sindaco, il quale ha fatto un decreto sindacale in merito all'ordine del giorno che dovevamo discutere, e non da meno l'assessore alle partecipate. Io li andrò avanti su questa strada e li terrò responsabili, e se dovesse succedere qualcosa in azienda, poi dopo qualcuno rimetterà quello che potrà succedere. Io mi auguro di no. Però è uno scandalo quello che stiamo vivendo, visto che ormai sono 5 mesi che sto chiedendo di attivare una certa situazione in modo che si possa essere più trasparenti, e anche questa sera purtroppo non siamo nella condizione di poterlo fare. Mi auguro che presto venga discusso questo ordine del giorno per poter porre fine a quello che reputo che la scelta non è stata delle migliori. Grazie consigliere Di Lauro, non ho altri consiglieri prenotati, aggiorniamo i lavori del Consiglio per venerdì alle ore 21.